Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, Stavolta sono già pronta con il mio momento da bere Allora, un breve risultato perché sono in queste condizioni, perché siamo a Moribonda Allora, dietro non guardate la tv, è tanto in blocco perché c'è Netflix Allora, purtroppo questa settimana sono stata poco bene, oggi è il 27 febbraio del 2020 se guardate questo video, fra 40 anni allora ho fatto questo video visto che purtroppo, purtroppo sono stata male quindi sono, so sto leggermente meglio degli altri giorni. Adesso c'è gente che farà la quarantena lì eh, visto che questa settimana c'è stato anche il blocco a Torino, no, nella mia città: L università, palestre, musei, cinema. Quindi non c'è un casale da fare. Poi io che sto male qui, c'è ancora di più da fare. Praticamente niente. E quindi, visto che non si può fare niente, sono stata male anche per tre giorni, proprio male male. E quindi penso che domani riuscirò finalmente ad uscire, ma male veramente, che sto tutto il tempo nel letto. Ho detto dai Sara, prendiamo coraggio e giriamo almeno un video. Perché volevo questa settimana essere produttiva, ma non è stato così. Ho cercato di fare almeno una cosa al giorno per non buttare in cesso tutti i giorni, ma non ce l'ho fatta purtroppo. Sono uscita proprio del minimo sindacale a fare le cose, quindi il video c'è cioè qualcosa per me sono riuscita a girare anche un video sul coronavirus che vi invito ad andare a vedere Eccolo, non so quanto prima di questo sia chiedo come io la penso queste cose qua allora purtroppo sono stata appunto a casa cosa fare a casa se non è, o leggere ma mi fa male la testa e leggere mi è un po' difficile allora ho detto visto che avevo Netflix rinnovato come mio ragazzo guardiamoci Netflix e quindi ho fatto una classifica hai dato dei botti. Io ovviamente non so a parlare tanto di ogni film perché se questo video durerà in eterno. Ho fatto una classifica, adesso vi sto guardando la seconda stagione di Si chiama Altera. Altered Altered. Fanculo, la mia dislessia è il mio inglese Altered Carbon. Ce la posso fare, brava sarà. È la seconda stagione. Quindi, per adesso classificherò la, le prime stagioni. Perché ovviamente questa l'ho appena iniziata però è molto figa. Primo posto sono in ordine sparso non di voto. Allora, primo posto Ares Voto 2 fa veramente schifo. Non so chi di voi l'avrà visto, ma ho fatto anche un video a parte su questo telefilm, ma ci ritrovo, perché sono gli, 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 gli ultimi telefilm che ho visto negli ultimi tempi, voi dire: Tessar, tu sei pazza ha detto questi telefilm? Sì. Addirittura alcuni li avrò anche dimenticati di scriverli, perché a volte non li ho nella mia lista di Netflix e scompaiono. Eh, quindi, sì, ci sarebbero anche altri, ma non me li ricordo. Per questo, uno schifo quindi, Ares 2. Io vi dico solo che come categoria fa schifo, e non so nemmeno come classificarlo. Comunque, andate a vedere il video che ho fatto se sì, ve lo lascio qua sotto. Fa schifo schifo. allora, Altrade Altrade Carbon, o come cavolo si pronuncia? Che è quello che vedete qua dietro, che adesso è bloccato. Eh, la prima stagione l'ho vista tutto d'un fiato, è stupendo, ma è molto futuristico e in modo d'azione, fantasy, è bellissimo, Io vi consiglio di guardarlo, però se suona la seconda stagione mi ha preso veramente tantissimo, gli do 10 perché è veramente bello, inglobera un po' tutto, Le la cosa del futuro, mm. fantasy, un po' di fantascienza, le foto della scienza che si evolve, cioè è proprio figo, praticamente eh, vi Uh, non vi dico poi l'altra, ma di per sé c'è questa cosa molto figa che adesso la gente, non so in che anno viva, hanno delle pile dietro al collo per potersi, diciamo, per poter vivere per sempre. Tipo il nostro cervello è stato scaricato in un hardware che raccoglie tutta la nostra memoria, tutto quello che abbiamo fatto in, questo, in questa che loro, che è una piglia, che è un disco. Alla fine, che serve per farci cambiare custode del vero corpo, perché il corpo si degrada il disco rigido no. E da lì poi c'è tutto un susseguirsi di cose molto, molto, molto fighe. Quindi vi consiglio di guardarlo assolutamente. Ci farò un video poi a parte dove vi spiego proprio bene quando finisco anche la seconda stagione. Che se sono l'episodio 2, se non sbaglio. Mi sono tormentata a un certo punto perché prendo, prendo abbastanza momenti. Sono un po' rintrollionita. Non rintrollionita. È un mix tra eh, rincoglionita e rintronata. Rintrollionita. Oh. Un mix poi andiamo all'altra tutte i film Immortals è un film che ho girato uh, Immortals è un film che praticamente parla di vampiri. Ho detto, ma si sì, sarà figo fa schifo, non sono andata a volte perché ogni volta mi addormentavo. È di una palla ma di una palla non mi piace, come è fatto. Magari poi lo riprenderò danno l'ultima speranza. Allora do 4, è veramente una palla allucinante. Mm. Emotion, non lo so, non mi ha acchiappato molto. Se qualcuno l'ha visto, ditemi come l'avete trovato. I am not okay with this. Lui ho dato 8 perché prima infatti tra i titoli è nuovo. L'ho visto in un giorno, 7 episodi. Stavo male, non riuscivo a dormire. È carino, molto carino. Mi è piaciuto molto. Come tutte diciamo, le film che parla appunto di teenager, queste cose qua, con qualcosa di particolare, ve lo consiglio. Carino. Spero che esca presto la seconda stagione che sono molto curiosa. Another Life: Another Life è per chi ama i film nello spazio, fantasy al 100%, alieni, queste cose qua, è molto figo. Ne ho dato infatti 9 è veramente bello. Spero che esca la seconda stagione anche di questo perché mi è piaciuto veramente tanto. E la, il finale è spettacolare. The Protector è un film che è girato a Istanbul, ma è veramente bello. E, no, 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 non la conto Istanbul, eh, però è fatto veramente bene. Mi è piaciuto molto. Adesso deve uscire la seconda stagione di questo. Anche questo è il 9 Perché parla tutto... Di un... Comunque è mischiato tra un po' il fantasy, un po' l'azione, un po' c'è qualcosa del passato. Eh, anche quello è molto molto bello. Il 8-9. Uh, The Odders. Le ho dato 6. Non è brutto, ma non è, non è nemmeno fantastico. Cioè, eh beh, per guardarselo. Così non, non mi ha fatto impazzire, diciamo così. Anche qua si sì, è sempre fantasy un po' strano. Rangarot, eh, Ragnarok, Ragnarok. Gli ho dato invece 8. Rangarot racconta un po' il mito di Thor, vi dico solo questo. Ed è molto, molto carino. Adesso aspettare che in devo, devo uscire la seconda stagione, ma per ora gli ho dato 8. Molto bello. Uh, Look, e che parla delle chiavi, è stupendo. È uno dei telefilm che potete guardare. Chiunque di voi è fantasy, ma un fantasy bello per ragazzi, è veramente, veramente bello. Parli di queste chiavi che voi se le trovate potete andare. Tipo, c'è la chiave io ovunque, dov dovunque. Ov dovunque dov voi aprite con questa chiave, andate dovunque volete. Basta che avete impressa dell'immagine, dov'è? C'è la chiave poi per eseguire. Cioè, ogni chiave ha un suo scopo. Ho è un mistero di famiglia molto, fi molto figo Dracula Dracula mi ha deluso veramente tanto io ci tenevo come telefilm è una flebo allucinante 5 gli ho dato purtroppo anche questo magari lo continuerò come anche Immortals io amo i telefilm sui vampiri ma sono di una noia mortale. non immortale forse anche una noia immortale oh. ho toccato 5 Dracula Luna Nera, che vi consiglio invece di guardarla, voglio comprarmi anche il libro, gli ho dato un 9. Non gli ho dato un 10 pieno, ma perché alcuni pezzi non li ho capiti benissimo, però fighissimo il finale, voglio prendermi anche il libro. Molto bello. E al 9 al 10 ho messo The Witcher. Non mi sembrava strano, perché ho preso da un videogioco, ma ci sono anche i libri. Mi è piaciuto veramente tanto, devo dire. Stranamente non pensavo, ma mi ha sorpreso. E gli ho dato quasi un 10, perché la storia è veramente, veramente bella. Anche se preso un videogioco, tutto il resto è bellissimo. Io spero che dovrebbero andare avanti, in teoria. Perché sì, perché in teoria la storia del videogioco va avanti. Quindi, veramente bella. Quindi per adesso, quelli che mi succedono di più, i top, i top sono The Witcher, Luke e e Alter, Altered Carbon, che è bellissimo, ma a di essere il nome. Questi sono i più belli. Insomma, io ve li consiglio, veramente. Non so se si vedono a specchio, ma... Ho fatto la mia lista con i voti, come scrivo bene. Adesso mi ricordo la seconda stagione di Altered Carbon, vabbè quello delle pile, come <ride> lo chiamo io. E niente, ci vediamo in un prossimo video, ehm, dove soprattutto sto lavorando per il montaggio di video SMR, che mi ci vuole molto tempo, perché se c'è casino il giorno ho detto ma sì, lo giro, E mi passano le moto. Ti Ultimamente nel mio quartiere si sono comprati tutte le moto e i motorini. Perché mi odiano. Mi vogliono. Vogliono, vogliono che li uccidano. Comunque spero che questo poi blocco sparisca perché io voglio uscire di casa. Ho presento che se sto male, però voglio uscire di casa e voglio andarmene al cinema, ma sicuramente andrò a mangiare fuori, io ho bisogno di, di uscire. Dopo tre giorni muoio. Ora poi un video si riuscirò a farlo. Setta, 72 ore in casa, domani mattina esco. Ma che se sto male, mi sono rotta a cazzo. Questo è l'ultimo giorno che mi sono tranquilla più che non ho dormito un cavolo, quindi ci sono dei momenti in cui mi guardo i film e mi addormento. Mi vado a e mi addormento. Dopo ho capito mi addormento? Dopo che aspettavo mia mamma, ho detto, vabbè, mangi sei male perché di solito mangio orari strani. Mi metto il ghiaccio sulla testa che mi faceva un male atroce, perché qua mi nel primo mi fa morire il nervo. Mi fa addormentare e mi sono addormentata sul letto. Sono addormentata seduta, Non andò sul letto, pensate. Guarda che cazzo di occhio. Beh, comunque vi farò un video se riuscirò. 72 ore in casa con me. Vi farò vedere. Non so quali pezzi, cosa ho fatto, cosa ho Netflix. e letto. Vabbè, comunque al prossimo video. Vi vado che sarà abbastanza rincoglionita.